idea. Ecco, No, pensavano alla cassa del mezzogiorno e... invece pensavano alla cassa del mezzogiorno, che fu sbagliata dalla prima all'ultima parola, perché loro credevano che il mezzogiorno si potesse riscattare con delle cattedrali nel deserto, cattedrali che venivano erette, diciamo così, coi soldi dello Stato, anche da imprenditori privati che avevano capito la pacchia, che era quella di approfittare dei contributi statali per far nascere Cattedrale nel queste deserto. cattedrali, per scaricarvi i loro macchinari sorpassati, andare al fallimento e ricattare lo Stato dicendo io sono costretto a buttare sul lastrico questi operai. Allora lo Stato Intervento. rilevava questo è stato il gioco a cui si sono prestati questi sprovveduti E della come prima di classe passare a politica. un'altra domanda, Valletta, che impressione le fece quando lo conobbe così in quel Beh, momento? Valletta era un uomo d'azienda, non era un uomo politico, era un uomo d'azienda, fedelissimo a chi lo aveva fatto tale, cioè ad Agnelli, al vecchio Agnelli, un uomo d'azienda di grandissime qualità organizzative, ma che però oltre l'azienda non andava, né pretendeva andare, Quindi dice, rimaneva dentro il dicendo suo. non è compito mio, e aveva ragione. A metà novembre del 1951 il Po ruppe gli argini nell'ultima parte del suo corso. Fu l'alluvione del Polesine, catastrofe di immane grandiosità, sopportata dalle popolazioni colpite con grande coraggio o addirittura si può dire senza esagerare con stoicismo. Il 14 novembre, dopo aver parzialmente allagato le province di Pavia, Mantova, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, il Po rompeva gli argini ad occhio bello e in poche ore l'immensa massa d'acqua invadeva la provincia di Rovigo, sommergendo il territorio di 40 comuni e spingendosi fino ai fragili argini dell'Adige. Cominciava la grande tragedia. Contarina, Donada, Adria, Cavarzere, Rovigo, 100 e 100 villaggi. Migliaia di casolari. È un'immensa distesa d'acqua dove 300.000 persone si dibattono di uno scampo. È un intero popolo che cammina, con la disperazione sul volto. Ma quanti non hanno fatto in tempo a fuggire? 81 persone a Frassinelle, 42 a Pincara, altre decine e decine nei casolari di campagna sepolti sotto la sterminata colfre d'acqua. Ogni cosa è travolta. 60.000 bovini sono in fuga. Molti appartenevano alle fiorenti cooperative della zona, punta avanzata della grande lotta condotta per secoli dai lavoratori polesani per strappare la terra alla palude e renderla feconda. Avevano arato i campi che ora sono sommersi. Fuggire, neanche il tempo di pensare ai propri morti. Bisogna pensare ai vivi, ai bambini atterriti, ai malati, organizzare il salvataggio dei pericolanti. Allo sgomento succede uno slancio mirabile. Cittadini e soldati, vigili del fuoco e volontari si prodigano senza respiro. Le migliori virtù di un popolo laborioso e tenace che ha saputo creare le proprie organizzazioni di lavoro e di lotta vengono alla luce nel momento del pericolo. La vita resiste. Se la tua casa è travolta, mente operai e vigili del fuoco, braccianti e militari, studenti e giovani insegnanti. Nessuno si concede un istante di riposo. I giovani sono i primi e i più audaci in questa opera generosa. Tutti per uno, uno per tutti, è il loro motto. Senta. Quelli furono anche gli anni del Polesine allagato, una grande tragedia italiana. Ecco, lei andò sul luogo, si No, ricorda quegli no, anni? no, non ho nessun ricordo del Polesine perché in quel momento io ero in Germania a cercare di ricostruire l'attentato di Stauffenberg,
così, che era un'impresa molto difficile perché erano morti tutti, vabbè. E poi a vedere l'avvio del processo di Norimberga. Quello doveva essere un'esperienza straordinaria. Furono esperienze abbastanza straordinarie, anche perché ero tenuto per mano dal grande difensore dei criminali, che si chiamava Schlabrendorf, e che era stato scelto dai criminali perché era uno dei due sopravvissuti dell'attentato contro Hitler, un antinazista. Quindi era una garanzia. E Schlabrendorf si era salvato, furono due, Schlabrendorf e il generale Speidel. E Schlabrendorf si era salvato perché il campo di Dachau, dove era imprigionato in attesa del processo, fu bombardato. Fu il bombardamento in cui morì Mafalda di Savoia. E in quel bombardamento andarono distrutti gli incartamenti relativi al processo Schlabrendorf, il quale così si salvò. Si salvò per un caso e diventò il difensore a Norimberga dei criminali di guerra. Beh, ecco, ma questo aprirebbe un lungo e straordinario capitolo della sua vita, ma certo. Intanto però il Polesine, insomma, lei tornando in Italia, no? Sì, c'era stata questa tragedia e seppi che la gente del Polesine aveva accettato con animo molto forte questa sventura che gli era capitata addosso, insomma, e aveva retto alla prova con molto coraggio. Questo poi si ripeterà negli anni, no? Si ripeterà negli anni. Di fronte a queste catastrofi gli italiani danno il meglio di sé. Grande dignità, no? Sì, di grande dignità anche, sì. Senta, invece, siamo nel 52 ormai, no? Le amministrative del maggio 52 portarono a uno scontro duro tra De Gasperi e Pio XII. Per un voto a Roma e a Napoli si affermò, conquistando la maggioranza relativa, un personaggio nuovo che si affaccia alla politica, che è il comandante Achille Lauro. Del dissidio tra De Gasperi e il Papa si è già parlato in altri momenti, in altre puntate. Ma mi dica invece, chi era questo comandante Lauro che si affaccia a Napoli sulla scena politica? Beh, io l'ho conosciuto molto bene, perché era un personaggio che mi incuriosiva e mi interessava. Ecco, io direi che il comandante Lauro è stata l'ultima e più perfetta incarnazione del guappo napoletano, nel suo bello e nel suo brutto, ma soprattutto nel suo bello. Cioè, era un uomo prepotentissimo, intanto aveva dietro di sé una carriera romanzesca, perché lui aveva cominciato mozzo, la sua carriera aveva cominciato come mozzo in una tartana di suo padre. Come da quella tartana fosse riuscita a costruire la più forte flotta commerciale italiana, questo veramente aspetta ancora di essere spiegato. Quindi un grande armatore, un po' come quelli greci, no? Sì, un po', ecco, un armatore alla Nearchos. Era un armatore così. Si diceva che molta della sua fortuna fosse dovuta al fatto che lui sapeva molto bene assicurare le sue vecchie carrette e poi molto bene mandarle al naufragio. E questo è possibilissimo, dato il tipo. Era è così il riscuotere, certo, delle soldi, assicurazioni. Però non colluso con la Camorra. No, non colluso, avrebbe potuto essere. Lui avrebbe potuto essere un grande capo Camorra. Non era, avrebbe potuto essere per la sua prepotenza, per la sua generosità, per la sua capacità di piacere, per la sua simpatia umana, perché ne aveva molto.